A piedi da Assisi ad Ascoli, percorrendo le antiche vie di predicazione francescane nella Bassa Marca, un cammino che è insieme un pellegrinaggio di devozione e itinerario turistico. Si cammina, si va a piedi e questo è il senso di un nuovo modo di attraversare un territorio. Lo straordinario risiede nel cammino delle persone comuni. Quello che scriveva Paolo Coelho nel suo Cammino di Santiago sembra rispecchiare alla perfezione il senso con cui una settantina di viandanti hanno affrontato il cammino francescano della Marca. Seconda edizione del pellegrinaggio che tra sentieri di transumanza e tratti della Via Lauretana ripercorre le antiche vie francescane con un itinerario di 180 km e attraversando due regioni, quattro province e 15 comuni vuole unire idealmente il santuario di Assisi con la tomba di Sant'Emidio, patrono di Ascoli. Consegnate le credenziali dal responsabile della confraternita di San Jacopo da Compostela, saluti del sindaco e si parte. È un progetto che è già stato individuato come prioritario dalla Regione Marche e soprattutto dalla provincia di Ascoli Piceno. Pensate che questa è la terza edizione che stiamo facendo organizzata ed è l'anteprima del Festival dell'Appennino che parte dal 4 maggio fino a luglio. E l'obiettivo nostro sarebbe proprio quello di perfezionare questo cammino e arrivare a una segnaletica, a una serie di guide, a un sito, a una serie di mappature GPS per permettere poi alla gente di percorrerlo tutto l'anno e incrementare così le attività turistiche, d'accoglienza turistica che il territorio offre. La Regione Marche, la Regione Umbria, soprattutto il territorio appenninico presenta delle straordinarie occasioni perché poi anche noi marchigiani non conosciamo bene questo territorio e credo che questo cammino possa essere una straordinaria occasione per conoscere località minori ma non meno interessanti. Tra i pellegrini provenienti da tutta Italia anche 22 tedeschi di Treviri, città natale di Sant'Emidio, che attraverso uliveti, boschi e villaggi disabitati, arrancando in cima colline per poi ridiscendere in splendide vallate, hanno scoperto luoghi segreti di devozione come la grotta dei frati e tesori nascosti dell'arte medievale e ne sono rimasti affascinati. Non so se gli italiani lo sanno, ma è il paese più bello al mondo. E per esempio questa chiesa mi colpisce molto, è molto, o pare, molto semplice, ma in fondo è una chiesa piena di spirito. Un itinerario faticoso con salite impegnative da superare, passaggi difficoltosi lungo il corso di fiumi, sotto il sole e la pioggia con i piedi che fanno male, sempre immerso in una natura quasi selvaggia. Un pellegrinaggio che fa scoprire l'ospitalità delle genti di queste parti, permette momenti di riflessione e di preghiera, ma lascia spazio anche a debolezze più laiche. Camminare per mettersi a confronto con se stessi e con gli altri e vivere il territorio da spettatori attivi. Le bellezze naturali come non so, la cascata del Menotre nella Valle Altolina, quelle che andremo a fare nella prossima tappa che sono le Gole del Fiastrone, la tappa di oggi che ci ha permesso di visitare la chiesa di San Giusto in San Maroto. Abbiamo intravisto le rovine dell'abbazia di Saxo Latronis, stiamo ora adesso a Madonna del Sasso e faremo l'itinerario dei castelli. Bella perché all'ombra, tempo giusto, sottobosco, tutti i profumi, la neve lontano. E la sera quando si arriva a stremati, le antiche melodie dei musici pellegrini Ogam fanno dimenticare la fatica, o quasi. Un percorso di 8 tappe, Foligno, Colfiorito, Pieve Bovigliana, Montalto, Sarnano, Comunanza, Venarotta e Ascoli, lungo il quale sono stati inaugurati 3 nuovi ostelli proprio per dare solidità alle strutture di ricezione e rendere così il pellegrinaggio praticabile anche in autonomia, come è per il Cammino di Santiago, che è ormai tra i beni tutelati dall'UNESCO. La nostra regione può essere promossa non solo attraverso i luoghi magnifici che gli stessi pellegrini hanno attraversato, ma anche la conoscenza di questo spirito incredibile di accoglienza che il popolo marchigiano ha da sempre.
Poi, prima di scendere verso Ascoli, l'ultima pausa in un bosco incantato tra animali scolpiti nel legno a guardia del fiume Chiaro. E finalmente la meta.